e bentornati sul canale. Oggi giocheremo insieme a Pantalone l'idraulico, un gioco davvero divertentissimo. Questo gioco è adatto ai bambini dai 4 anni in su e si può giocare in più di 2 giocatori. Ed è per questo che ho chiamato tantissimi amici speciali, ovvero Bing, ciao bambini, Sula, ciao a tutti, e i 44 gatti. Ehi ragazzi, allora amici, siete pronti per questa fantastica sfida? Oh sì, siamo prontissimi. Ma perché a questo signore si vedono le mutande con i cuoricini rossi? Beh, cara Sula, perché sarete proprio voi a fargli degli scherzetti. Degli scherzetti, cioè? Ora tiro fuori tutto dalla scatola e vi faccio vedere. Nascosto sotto questo lavandino c'è il nostro idraulico. È molto impegnato a ripararlo. Oh, ma qui ci sono tantissimi dei suoi attrezzi. Infatti, Lampo. E io so quanto siete burloni. Sicuramente vorrete fargli un bello scherzetto, vero? Beh, sì, avevo in mente qualcosa, ma non so se riguarda questa sfida. Che cosa avevi in mente, Lampo? Ho visto che la sua cintura ha tantissimi buchi per inserire gli attrezzi, però non ne ha neanche uno. Perché non glieli appendiamo tutti? Wow, Lampo, ma è proprio questo lo scopo del gioco? Davvero? Allora ho indovinato. A turno dovrete appendere un attrezzo alla cintura del nostro idraulico. Ma attenzione, perché pian piano la cintura abbasserà i pantaloni. Se l'idraulico si spaventerà, salterà fuori dal lavandino e schizzerà tutta l'acqua in giro. Oh no, così ci bagneremo tutti. Io odio fare il bagno. È proprio per questo, Polpetta, che dovrete stare molto attenti. Infatti chi farà spaventare l'idraulico facendo schizzare l'acqua sarà eliminato, mentre il vincitore sarà chi rimarrà per ultimo in gara. Possiamo cominciare subito allora? Certo, milady. Chi vuole iniziare con gli scherzetti? Ovviamente comincio io. Allora vediamo quali attrezzi ci sono. Qui c'è un martello verde. Andiamolo ad attaccare. Ecco qui, appendiamolo in questa fessura. Oh, è leggerissimo, non si sono mossi di un millimetro i pantaloni. Sembra divertente come gioco, ora ci provo io. Voglio attaccare questa chiave inglese blu. Mettiamola da questa parte. Un pochino si stanno abbassando però. Adesso ci provo io. Voglio mettergli il cacciavite rosso. Ecco qui. Beh dai, è abbastanza leggera, non si sono mossi. Adesso è il mio turno. Che cos'è questa cosa gialla? Oh, è un metro. Attacchiamoglielo. Vediamo dove possiamo metterlo. Proviamo qui. Oh no, mi sono bagnata tutta. Ma chi mi ha tirato giù i pantaloni? Scusi, sono stata io, ma non l'ho fatto apposta. Oh, piccola gattina, non ti preoccupare, ma stai attenta, io qui sto lavorando. Oh, che figuraccia. Uffa, non lo volevo far spaventare. Beh, mi dispiace, Pilù, ma non sei stata abbastanza attenta. Hai messo il metro, che è molto molto pesante, e i pantaloni del nostro idraulico gli sono caduti, facendolo spaventare. Oh, che peccato, questo significa che sono eliminata. Temo proprio di sì. Vabbè, bene, vado. Adesso ci voglio provare io. Allora, hai detto che il metro è il più pesante, giusto? Allora attacchiamolo subito. Facendo così quasi sicuramente qualcun altro glieli farà cadere. Appendiamolo qui. Ecco fatto. Adesso finalmente tocca a me. Dunque, vediamo che cosa posso mettere. Proviamo col cacciavite. Ecco qui, mettiamolo da questa parte. Oh no! Uffi, non me ne sono accorta, era tanto pesante, ci ha lavato tutti. Mi avete per caso chiamato? No, mi scusi signor idraulico, non è successo niente, stavamo giocando tra di noi. Ah, ok, torno al lavoro. Bing, l'hai fatta bella grossa, gli hai fatto cadere subito i pantaloni. Uffi, è andata davvero male, sono fuori dal gioco anch'io. Questo significa che tocca ancora a me. Allora vediamo cosa potrei mettere. Proviamo la chiave inglese. Ecco qui, appendiamola qui dietro. Oh oh oh, non si è accorto. Ora vado io. Io voglio provare con il martello verde e glielo voglio attaccare da questa parte. È leggerissimo, non si sono mossi. Beh, vediamo, qua ci sono tanti attrezzi ancora. Cosa potrei mettere? Un bel cacciavitino rosso. Eccolo qui, speriamo sia abbastanza leggero. Oh no! Prima ho voluto fare lo spavaldo e invece adesso sono eliminato. Ragazzi, io qui sto lavorando. Mi scusi. Ragazze, dobbiamo fare più attenzione, l'idraulico si sta accorgendo dei nostri scherzetti. Beh, non è
molto facile, alcuni attrezzi sono davvero pesanti, glieli tirano giù subito i pantaloni. Già, però ci impegneremo un po' di più. Dai, adesso tocca a me, che cosa scelgo? Voglio prendere il martello, questo è leggero, non se ne è mai accorto. Sono tutta bagnata. Allora, vediamo, appendiamolo qui. Ecco fatto! Anche io metterò il martello, è leggerissimo. Appendiamolo qui a fianco. Oh, meno male! Beh, io potrei prendere la chiave inglese. Anzi no, il cacciavite è ancora più leggero. Vediamo, mettiamolo da questa parte. Ecco fatto! Oh no! Non è possibile, sono stato attentissimo. Uffi! Ma allora, lo state facendo apposta? Ma no, è solo una sua impressione. Me ne vado, prometto. Sembra molto strano. Ragazze, siete rimaste solamente voi due, quindi sarà una sfida femminile. Oh, che bello, siamo riusciti a eliminare tutti i maschi. Già, ma anche la piccola Pilù se n'è andata. Ah già, è vero. Beh, dobbiamo rifarci assolutamente. Sì, infatti, scegli bene il tuo attrezzo. Io ci provo. Allora, vediamo. Io riprovo col martello, è troppo leggero. Proviamo a metterlo nell'angolino. Ecco qui. Io invece metterò la chiave inglese, sempre da questa parte. Piano piano. Oh, meno male non sono caduti. Allora, vediamo. Proviamo col cacciavite. Però sembra molto pesante. Beh, agganciamolo qui. Oh, pianissimo. Ecco fatto. Qui c'è ancora un martello verde. Mettiamolo subito. Io lo andrei a mettere da questo lato. Oh no, si stanno abbassando. Aiuto. Oh, meno male. Dunque, vediamo. Beh, un altro cacciavite non guasta mai. E mettiamolo qui. Si intravedono tanto le sue mutandine. Ecco fatto. Oh no. Ah, lo sapevo io che era troppo pesante. Mi sa che ho sbagliato a mettere la cintura. È troppo larga, continuano a cadermi i pantaloni. Oh sì, è vero. Abbiamo notato le sue mutandine con i cuoricini. Oh, che figuraccia. È andata male, non sono stata abbastanza attenta. Quindi la vincitrice sulla sei tu. Evviva! Non avrei mai creduto di poter vincere questo gioco. Bravissima Sula! Complimenti, hai resistito fino alla fine. Già, e siamo riusciti a fargli tanti belli scherzetti a questo idraulico. Ah, è stato divertentissimo. Allora bambina, avete visto come si sono divertiti i nostri amici a fare gli scherzetti all'idraulico? Ma adesso lasciamolo tranquillo, altrimenti il lavandino non lo aggiusterà mai. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un bel mi piace. E se non lo avete ancora fatto, cliccate qui per iscrivervi al canale. Mentre se volete vedere tantissimi altri video, cliccate qui. E noi ci vediamo prestissimo. Ciao bambini!